Ciao, buonasera a tutti. Allora ragazzi, stasera facciamo un video speciale, video dibattito sugli intrecci di mercato tra Juventus e Inter. Sono qui con Francesco, tifoso interista. Iscrivetevi al canale, ragazzi, iscrivetevi al canale, lo dico voi, non ve lo dico più. Ok, perfetto. Allora, intrecci di mercato Juventus-Inter. C'è stata la bomba ieri dell'esonero di Massimiliano Allegri, o divorzio consensuale, non si sa. Divorzio consensuale, come si vuole chiamare. C'è stata la conferenza stampa di Agnelli e Allegri oggi e ci sono tante voci di mercato che riguardano Juventus e Inter, interessi comuni, grandi ex che potrebbero ritornare sul panchino incrociato, quindi tutta una serie di situazioni. Un'estate allora, piena di fuffa di calciomercato. Arriviamo subito al dunque, al nocciolo della questione. Allora, Allegri va via, c'è qualcuno che ha anche, anche detto che Allegri potrebbe essere destinato all'Inter. È una cosa che ho sentita, non ci credo, ma è un'altra cosa che ho sentito. Spalletti, Francesco, tu sei, so che sei un grande... Io mi sbilancio, io sono un sostenitore di Spalletti, sono interista e dico, Spalletti non ha ancora fallito, è vivo, mancano due giornate, domani c'è il Napoli, vediamo, però certo, l'anno scorso... L'esperienza europea non è stata entusiasmante, però comunque... Un quarto posto, un possibile anche miglioramento, leggero miglioramento, il terzo posto quest'anno non sarebbe così da... Con quella squadra. Dirigenza che chiede più della qualificazione in Champions è una dirigenza pazza. È un discorso che ci può stare benissimo. Però ci sono anche voci di un possibile addio di Spalletti e queste le avrai sentite anche tu, sono innegabili. Molti danno per certo un arrivo di Conte. Conte quasi al 100% tornerà ad allenare l'Italia. C'è chi dice che Conte sia destinato all'Inter, ma ci sono anche voci di un possibile approdo alla Juventus. In tutto questo c'è la bomba di oggi. Sono arrivati, quando a me mi arriva più di un uccellino che mi dice la stessa cosa da parti diverse, io inizio un po' a crederci. C'è l'ipotesi Mourinho, José Mourinho. Ah, tu lo vuoi Mourinho alla Juve? Sentiamo. Allora, ad essere onesto, io non ho pregiudizi, me lo farei piacere. Sicuramente è un grande professionista, un grande allenatore. Abbiamo bisogno di una persona che sappia gestire i grandi campioni e di un allenatore con grande esperienza quindi internazionale, grande esperienza poi. Ma puoi fare anche come subito. Ti relazioni al gesto delle manette di Mourinho? Come lo prenderesti? Quel gesto l'ho preso anni fa, però con le vittorie poi si dimenticano in fretta tutti questi discorsi. Secondo me inizia a vincere, inizia a fare bel gioco, inizia ad arrivare le triplette di Ronaldo in campionato, in coppa, e delle manette ce ne scordiamo tutti alle grandi. Scordiamoci passato. Vabbè, Conte non ha mai fatto strane esternazioni contro l'Inter, no, quindi io dico... anzi Conte è uno che si presta a passare al nemico con una certa facilità. Sì, come già ricordiamo anche le voci di mercato con l'approdo al Milan di Conte qualche anno fa. Sì. Ricordiamo i trascorsi Lecce Bari, quando con la Juve segnò sotto la curva del Lecce. Quindi professionista o voltagabbana? O mercenario. Va bene, io sono sempre dico, non ho niente contro Conte, se non qualcosa dei suoi trascorsi juventini, ma meno di altri giocatori juventini. Però io dico, perché non continuare con Spalletti? Io sono uno di quelli che dice la squadra scende in campo fatta da giocatori, l'allenatore è un qualcosa in più che può valorizzare dei giocatori inesperti o può gestire bene dei giocatori esperti. L'unica cosa che posso recriminare a Spalletti può essere la gestione sbagliata di Riccardi, però per Nangolan possiamo mettere, però ultimamente si era anche ripreso, ha segnato ultimamente, ha fatto su Riccardi c'è un discorso poi societario, anche non è solo sua la responsabilità, esatto, c'è la responsabilità di... non è solo di Conte, legato alla procuratrice e tutto quanto.
Ma allora la domanda adesso che devo fare è: la rosa dell'Inter di quest'anno era da terzo posto? E non era più da, non era nemmeno da secondo posto, secondo me. Quindi non era nemmeno da secondo posto. Il terzo posto per me va bene. Va bene. Quindi ha fatto quello più o meno che ci si aspettava. Ha fatto quello che si aspettava, con il calo sempre dopo le vacanze di Natale, forse un po' ridotto quest'anno, però non farà meglio dell'anno scorso, si aspetta i punti. Sempre, io faccio sempre gesti scaramantici che non posso fare in telecamera, li farò dopo la fine del video. L'altra domanda da fare, perché tu hai detto che il discorso allenatore, sì, è inutile cambiare un allenatore, prendere un nome così tanto per, e poi avere comunque una squadra che non è all'altezza per competere in Champions League, diciamo, fare passare un girone, magari arrivare a un quarto di finale o fare un secondo o addirittura un primo posto in campionato, quindi fare quel salto di qualità. Il problema è: Suning è disposta ad investire, sta cercando di fare un piano ambizioso come è stato annunciato, insomma, dal presidente, oppure? Senti, allora, se 25 milioni tu li spendi, queste sono le cifre di cui si parla, per mandare via un allenatore, quei 25 milioni se li spendi per prendere un giocatore promettente, non prendi un campione, prendo però qualcosa la puoi prendere. Sì. Se quest'anno sbagli anche a scegliere quel giocatore da 25 milioni, è chiaro che magari l'anno prossimo se ne riparla. Però io sono un po' di sinistra, sai, sono interista, seguo due pagine, interisti esistenzialisti, interisti stalinisti, anche loro sono per i piani quinquennali, come si usava in passato a dire. Per me dopo due anni un allenatore a cui hai chiesto la qualificazione in centro, se te la porta, può aver sbagliato un acquisto di mercato, può aver detto vendiamo Zaniolo, ma Zaniolo ancora non era nessuno, quindi molti tecnici potrebbero aver sbagliato quella visione, quindi io non gliene faccio una colpa. Quindi merita fiducia. Secondo me sì. Poi abbiamo degli spettatori, poi potremmo anche chiedere agli spettatori di che squadra sono. Magari. Scusa la pena, noi stiamo parlando dell'intreccio di mercato tra Inter, Juve, allenatori, silenzio stampa. Va bene. Con permesso. Prego. Ciao ragazzi, seguite la pagina di Bing. Allora, torniamo a noi. Questi nomi altisonanti, Rakitic, addirittura Neymar, qualcuno ha sparato. Cosa c'è di... No, io non mi innamorò più dei... Io ho passato un'estate scorsa a cercare notizie su Modric, quest'anno non lo so se lo farò la stessa cosa. Un acquisto lo dovranno fare, credo. Un acquisto, quindi un nome. Un nome lo devi fare. Grosso. Poi dipende anche se hai il cash che ti entra dai cardi. Icardi, ecco, veniamo al discorso Icardi. Qui c'è un altro intreccio di mercato. Si dice già dall'estate scorsa che ci sia un forte interesse, che io sinceramente non mi spiego più di tanto, della Juventus per Icardi. Tu Icardi, oggi come oggi, Spalletti o non Spalletti, vista tutta la situazione di quest'anno, vista la possibile svalutazione anche del giocatore, lo cederesti? Cosa faresti? Come gestiresti la situazione? Allora, se uno vuole la permanenza di Spalletti, sa che è difficile la permanenza contemporanea di Icardi, quindi io direi, non sono uno di quelli che approva i fischi a Icardi, anzi proprio no, quando la squadra si deve ancora qualificare in Champions, non approvo nemmeno il comportamento di Icardi che passa dal lettino per non andare in campo, perché rifiuta di giocare, esatto, che possono valere una qualificazione o meno in Champions, e quindi io sarei per cedere Icardi e investire quel cash in. E qual è il prezzo giusto di Icardi in questo momento? Allora, se si parlava di 100 poi 70, se fa un gol in queste due partite 80-90 milioni lo puoi vendere, non si sa. Poi dipende anche chi lo vuole. Se lo vuole la Juve ti risponde all'altra tua osservazione,
E qua pizzico la Juve, la Juve ha condotto una campagna acquisti ogni anno volta a, secondo me, indebolire le dirette avversarie. L'acquisto di Pjanic, l'acquisto di Higuain sono degli esempi, quindi adesso può essere Cancelo che compra, vabbè, quello è stato un errore dell'Inter che poteva riscattare comunque, e forse in un altro e vendere in un altro modo, fare una plusvalenza, è un discorso di fair play legato a Cancelo, quindi io non lo so, però questa volta potrebbe essere anche la volta dell'Inter. Poi non so, tu mi dici, si parla anche di uno scambio di Bala, Icardi, non so, in questo caso tu lo faresti così alla pari? Così alla pari, senza contropartite, senza contropartite, sarebbe una scommessa che si potrebbe fare, che si potrebbe fare, si potrebbe fare, perché diciamo che non è stato, io personalmente dal lato della Juve non lo farei, non lo farei alla pari, no? E Dybala, se dovesse andare via, preferirei andarsi all'estero. Ovviamente anche io, se Cardi andasse via, preferirei bene su questo, allora, siamo d'accordo su questo. L'altro discorso di mercato che adesso lega Inter Juventus, il discorso legato a Federico Chiesa, obiettivo di mercato entrambe le squadre. In questo momento pare che la Juventus sia abbastanza avanti, servirebbe all'Inter Federico Chiesa? Beh, secondo me sarebbe un ottimo acquisto in prospettiva, un acquisto di un giovane italiano, quindi vai a un attimo a portare un po' di italiani all'Inter, che nasce come internazionale, però una base di italiani secondo me la dovrebbe fa bene avercela. Un altro discorso sempre di mercato, ho fatto un video qualche settimana fa, discorso sul mal di centrocampo che legava Inter, Juventus e Milan. Mia modestissima opinione, squadre che hanno dimostrato delle carenze proprio nella zona nevralgica del campo. Sei d'accordo con questa analisi per quanto riguarda l'Inter, perlomeno? Per l'Inter sicuramente un centrocampista di valore che possa giocare, non dico da trequartista dove si immaginava giocasse Nainggolan, però qualcosa da piazzare lì in mezzo al campo per fare il gioco, perché il solo Brozovic, che molte volte è infortunato, molte volte non entra, è l'unico che riesce a giochiamo andando sulle fasce, mettendo un cross sgangherato e sperando che arrivi Cardi e anticipo degli altri, e che rimane un gioco prevedibile da poche opzioni, e che puoi fare se l'esterno, Perisic, Candreva saltano l'uomo, ma abbiamo visto che ultimamente non lo riuscivano anche, a fare. Anche appunto legato al fatto della prevedibilità del gioco, chi affronta l'Inter blocca lì sulle fasce. Abbiamo fatto partite con squadre di bassa categoria che però prevedevano il tuo gioco e ti fermavano, e partite contro grandi squadre che sì, ti prevedono il gioco, ma tu giocavi un po' diversamente e sei riuscito a portare il risultato. Però quello è il pallone, quindi non sai mai come ti va. Allora, l'ultima sull'Inter brevemente. Qual è l'obiettivo per l'anno prossimo, per la prossima stagione? Allora, l'anno prossimo io non mi aspetto lo scudetto, perché non si sa, dipende dalla campagna acquisti. Preferirei una permanenza, se ci qualifichiamo, perché ancora ripetiamo, un passaggio del turno ottavo, quarto, che ci può stare, e anche quest'anno ci eravamo andati vicini comunque. Per chiudere al volo, Sassuolo-Roma, la Roma ha pareggiato per 0-0, ok? Roma praticamente fuori. Roma praticamente fuori dalla Champions League, ormai siamo tutti contenti dalla quarta, e negli scontri diretti è in svantaggio con tutte, quindi una concorrente in meno. Vediamo per la lotta. Da sopra, faccio giocare domani e vediamo, che poi ti mando un video. Tra Atalanta e Milan, allora l'Inter per scaramanzia la tieni fuori, tra Atalanta e Milan. L'Atalanta tutta la vita. Va bene ragazzi, salutiamo. Ciao ragazzi, si è fatto tardi, seguiteli al canale. Ciao, buonanotte.